Buonasera, è ancora Virtus Style, è il quarto numero stagionale, qui per commentare l'esito della partita di Modena, ma anche per proiettarsi subito verso il match di sabato contro lo Spezia, una partita che comincia ad assumere dei contorni già di una certa importanza, perché lo Spezia è una squadra sicuramente forte, viene dal blitz di Livorno e la Virtus deve rialzarsi dopo la prova a dir poco opaca di Modena. Cercheremo di analizzare questa partita, ci affideremo anche alle parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Roberto D'Aversa. A proposito, auguri anche al mister della Virtus Lanciano per aver conseguito lunedì, discutendo la tesi al centro tecnico di Coverciano, il patentino di primo livello. Faremo tutto questo insieme ai nostri ospiti, il professor Carlo Recchioni. Buonasera. Docente e tifoso della Virtus Lanciano. Grazie. Già ospite di Alessio Giancristoforo. Sì. Stasera cambi il conduttore, ma è l'ultima. Poi ritroverete il padrone di casa Alessio Giancristoforo a partire dalla prossima settimana, voli permettendo. E poi un saluto a Giuseppe Tambone. Buonasera. Dirigente sportivo, sì. Consulente legale nel mondo dello sport e quant'altro, molto noto. Grazie. Dico bene? Sì, sì, grazie. È stato un'estate, bella tosta. Bella tosta, abbiamo letto anche tanti tuoi interventi sul quotidiano del centro. Soprattutto per chi l'ha vissuta in prima linea. Certamente, certamente. Però poi queste sono anche occasioni, magari per chi è della materia come te, meno, per chi è meno della materia come il sottoscritto, come magari tanti altri colleghi, per conoscere un mondo che non è molto bello da un certo punto di vista, ma che poi quando succedono certe cose è sempre bene saper scandagliare, sapersi muovere. Ha delle dinamiche particolari, ma credo che sia molto lineare e coerente. Pochi principi, poche regole, abbastanza forti e chiaramente una giustizia domestica, quindi è inutile fare paragoni con la giustizia ordinaria. Non ci sono vie di mezzo, cioè, no, io dico sempre una brutta bestia, però bisogna saperla approcciare. A proposito, visto che abbiamo tirato fuori l'argomento e visto che purtroppo la Virtus Lanciano è stata interessata da un deferimento, sì, per la mancata documentazione attestante il pagamento dell'IVA addirittura del 2012, che cosa pensi di... Ma sinceramente non ho approfondito, mi sembra, ecco, che sia la classica, se non ricordo male, era stata versata, regolarmente pagata, ma non era stata attestata in tempo utile. È chiaro, a rigordi di regolamento il deferimento avuto c'è, poi starà in sede di dibattimento far capire che magari si è trattato di un errore materiale e farlo pesare nel contesto della situazione. Di prassi il rischio è quello di un punto di penalizzazione, però credo che ci possano essere anche degli elementi per poter far comprendere che magari la dimenticanza, l'errore materiale ci sta, se non è assistito da altre situazioni. A proposito, qualche altra notizia di giornata: si è operato il centrocampista spagnolo dello Spezia, della Cuevas, intervento riuscito al cuore per risolvere un'anomalia che era venuta fuori dagli ultimi accertamenti. Ovviamente non giocherà sabato, ma non giocherà per 6 mesi come da protocollo. E poi, sempre parlando di giustizia sportiva, i temi sono sempre molto attuali, la Corte Federale d'Appello oggi si è riservata la decisione sul caso Novara, sulla penalizzazione che è stata inflitta al Novara in primo grado di 2 punti. Se Gianni poi ci mostra la classifica, sappiamo come la squadra ora allenata da Marco Baroni abbia questi 2 punti di penalizzazione per delle irregolarità a livello di pagamenti che sono risalenti allo scorso anno, alla scorsa stagione. In primo grado quest'estate il Tribunale ha inflitto 2 punti di penalizzazione, oggi c'era la discussione e la decisione della Corte Federale che però si è riservata, quindi siamo in attesa, appunto, che ci sia questo verdetto in futuro, nei prossimi giorni. Non so se avevi avuto notizie di questa cosa. No, però credo che sia abbastanza normale, ecco, che si riservino, nel senso di emetteranno il dispositivo insieme con le motivazioni. Quindi.
Va bene, staremo a vedere se il Novara avrà questi due punti di nuovo indietro oppure se saranno confermati quelli appunto inflitti, la penalizzazione è stata inflitta dal Tribunale. Scendiamo un po' più in campo, calcio giocato con il professore Carlo Recchioni, Modena-Lanciano 1-0, intanto che partita è stata? Io ero tra il manipolo dei tifosi. Modena, uno stadio Braglio, stadio bellissimo, tabù. È uno stadio però bellissimo, quindi piacevolissimo vedere la partita, sì, uno stadio di calcio veramente molto bello. E che partita è stata? Io la vedo dalla parte dell'Lanciano, quindi provo a essere un po' style, un po' poco, può essere, ecco, canarina la esatto, dico che purtroppo siamo scesi in campo per accontentarci di uno 0-0, se abbiamo fatto una squadra a parer mio abbastanza sparagnina, dove mi sembra che in campo mancassero giocatori dai piedi buoni, che pure nella rosa del Lanciano ci sono. Quindi abbiamo provato a fare una squadra di contenimento contro una squadra, il Modena, che non aveva questa grande spinta in avanti, non è stata una squadra che ha creato particolari ansie alla nostra squadra. Quindi sicuramente una partita giocata, impostata probabilmente non nel migliore dei modi, perché potevamo andarci a giocare troppa prudenza esattamente. E poi vabbè, io guardo anche un po' dal punto di vista del tono della corsa, insomma ci sarebbero tante cose probabilmente da dire, reparti un po' non troppo vicini, non troppo legati fra loro. Eppure la Virtus di D'Aversa di 12 mesi fa era una squadra che era caratterizzata da un atteggiamento ben diverso, in casa e in trasferta una squadra molto più propositiva, o mi sbaglio rispetto all'analisi che stai sicuramente facendo? Sicuramente gli attori erano diversi, molti erano il gruppo dello scorso anno, tolti alcuni, sebbene anche molto determinanti, del gruppo dell'anno prima, dell'anno di Baroni, era un gruppo oltre all'ossatura storica, c'erano giocatori che già stavano insieme da un paio d'anni. Quest'anno il gruppo è effettivamente rinnovato di tanto, esistono solo, diciamo così, i senatori, i baroni storici del Lanciano, certo. E quindi il gruppo va ancora assemblato, secondo me. D'altronde 5 partite, 5 formazioni diverse, in queste 5 partite non si cambia un giocatore, due giocatori, ma la rosa è, ogni volta sono 11 con parecchi innesti e parecchie sostituzioni, quindi la squadra vera probabilmente non è ancora chiara nella mente di mister D'Aversa. Sì. E intanto do un aggiornamento perché ovviamente siamo in diretta e si sta giocando il recupero di Lega Pro, e il Teramo sta perdendo ad Ancona 1-0, dovremmo essere intorno al 39esimo del primo tempo, e proprio poco fa c'è stato il gol del vantaggio dell'Ancona su uno svarione difensivo del Teramo. Modena Virtus Lanciano, che partita è stata secondo Giuseppe Rambone? Ma sicuramente una partita molto combattuta dai due volti tra il primo e il secondo tempo. Perlomeno nel primo il Lanciano mi ha dato l'impressione di essere riuscito a fare forse la partita che aveva impostato, cioè quello di dare un po' più di campo al Modena per poi poterlo far allungare e colpirlo in contropiede con delle verticalizzazioni, con un calcio molto, molto semplice, sbarazzino, per arrivare sulla tre quarti dove gli attaccanti avrebbero dovuto, ecco, creare grattacapi. Ho avuto nella prima frazione di gioco un paio di occasioni, forse, con Bastola. Forse poche, forse solo quelle, però ecco, è chiaro che ti dovessero andare bene quelle, poi ti cambia tutta l'inerzia della partita e a quel punto la partita come l'hai impostata, cioè su queste ripartenze, no? Ti poteva consentire di stare tranquilli. Così non è stato, perché nel secondo tempo il Modena aveva preso
preso abbondantemente, non solo troppo campo, ma lo aveva riempito soprattutto nella metà campo, si è riversato nella metà campo del Lanciano. Cioè, pizzichi più di rimessa, a un certo punto il Modena certo, non era più impegnato in una fase difensiva. Anche perché dall'altra parte anche il tecnico modenese Crespo ha preso le sue contromisure, è riuscito a tenere la difesa un po' più alta, se la sarà forse rischiata un po' nell'uno contro uno in alcuni casi con gli avanti del Lanciano, però è riuscito a tenere corta la squadra, a fare densità, a non lasciare grossi spazi al centrocampo soprattutto del Lanciano, e quindi il Lanciano non è riuscito a partire, il pallone stazionava sempre sulla tre quarti di difesa della squadra abruzzese. E lì è chiaro, il golletto ci è scappato alla fine, però un giocatore che non segnava da tre anni, tra l'altro Galloppa, sì, che si è sbloccato proprio in questa partita. Obiettivamente anche in una situazione forse non più pericolosa di tante altre che avevano visto comunque il Lanciano cavarsela. È stato un gol quasi di piatto, il portiere forse è rimasto un po' sorpreso, l'ha presa in mezzo alle mani, però voglio dire aveva fatto abbondantemente il suo, il portiere. È una trasferta rovinosa non solo e non tanto per il risultato, ma anche perché due giocatori come Aredità e Piccolo sono venuti fuori da questa partita con degli infortuni muscolari, distrazione per entrambi, al quadricipite della gamba destra per Aredità e invece all'adduttore della gamba sinistra per Piccolo. E questo vuol dire che ora non sono stati quantificati i tempi di recupero, ma certo salteranno i 7-10 giorni, partite sono, le 7, salteranno, giorni quindi insomma saranno assenze importanti. Già il ruolo del portiere era un ruolo un po' scoperto perché le operazioni di mercato non erano andate in porto quest'estate, e poi Piccolo, lo stesso D'Aversa lo ha etichettato come un giocatore molto funzionale, quasi imprescindibile per il 4-3. Sì, allora partire dal portiere, innanzitutto saluto il ritorno in campo di Casadei. Nel tempo che ha giocato mi ricorda tanto nel tipo di interventi la partita emblematica che fece nella notturna ad Ascoli, dove fece parate simili a queste, anche molto plastiche, sì, molto belle da vedere nei suoi interventi. Lo ritengo incolpevole nel gol. Tiro da molto vicino, forse non è stato reattivo al punto giusto, però era effettivamente una palla difficile. Tra l'altro nel caso di Casadei, insomma, dal 20-25 del primo tempo Aredità chiamava il cambio, un cambio rischiato, sì, si è atteso alla fine del primo tempo, un po' troppo, quando abbiamo visto che non era in grado di battere le rimesse dal fondo, poteva essere rischioso per se fosse voluto uscire, insomma là si è tardato, ecco, secondo me un po' troppo. E per quanto riguarda Piccolo, sicuramente un giocatore imprescindibile quando è nella migliore delle condizioni, perché diciamo che contro il Modena Piccolo è stato un po' l'ombra di se stesso, insomma ricorda solo lontanamente, ha avuto qualche sprazzo nel primo tempo essenzialmente, quando giustamente la prima parte della partita, il quarto d'ora, 20 minuti, Lanciano se l'è giocata, poi è scomparso. Ma c'è da preoccuparsi o sarà il momento di Lanini titolare, visto che aveva giocato titolare proprio a Modena ed era un giocatore su cui si scommetteva circa la presenza da titolare nella partita con il Vicenza, quindi Lanini con Di Francesco. Peraltro attenzione, perché anche Ferrari proprio una delle ultime sedute di allenamento ha riportato un guaio che lo mette a rischio per le prossime partite. Insomma, la partita con lo Spezia è delicata e ci si arriva non nelle condizioni migliori probabilmente. Sicuramente non arriviamo nelle condizioni migliori, ma penso più da un punto di vista mentale, secondo me, della squadra, perché se si riuscisse a compattare adesso, tutto sommato anche chi fa parte di questa rosa si carica della responsabilità. Lanini a me è un ragazzo, un giovane che piace molto dal punto di vista tecnico, di personalità, quindi lo vedo molto bene in campo. Credo che questi giovani che abbiamo, così come Crecco, mi piacerebbe vederli con maggiore continuità e dovrebbero
avere maggior fiducia da parte dell'allenatore, della tifoseria, in modo tale che crescano con la squadra. Sappiamo che nella rosa nostra ci sono dei giocatori ultra trentenni, ma alcuni abbastanza ultra, e che non possono reggere un'intera stagione lunghissima come quella della Serie B, per cui questi giovani devono trovare fiducia, campo, tempo e minuti. Quindi ben venga Lanini titolare. Allora, andiamo a fare il punto della situazione attraverso il TG Style. Buonasera a tutti, amici, dalla vostra Maria Teresa. La notizia che ha dell'incredibile questa settimana è che il Lanciano non ha vinto, non ha pareggiato, ma niente di meno che, come la scoperta dell'acqua calda, ha perso. Sì, ha perso 1-0 contro i Canarini del Modena. Fatale forse lo stadio Braglia, che per la Virtus si conferma ancora un tabù, oppure una sorta di malocchio? Bene, alcuni tifosi fatiscenti hanno interpellato un mago per il malocchio. A voi le immagini. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. Bene, dopo il malocchio torniamo alle notizie di sabato. Sempre da fonti attendibili abbiamo saputo che la Virtus, affamata all'arrivo a Modena, abbia cenato la sera di venerdì in una trattoria in periferia a base di cotechino e zampone, che purtroppo nel secondo tempo della gara di sabato si sia riproposto ed abbia così appesantito le gambe alla squadra, che non è riuscita a reggere il confronto fino alla fine. Ma vediamo la micidiale ricetta. Oggi sono qui per prepararvi il cotechino con le lenticchie. Abbiamo bisogno di un cotechino intero, 8 pugni di lenticchie, un trito di cipolla e porro, sedano e rapa, carota e sedano e un po' di salsa di pomodoro. Mettiamo a soffriggere il trito di cipolla, sedano, carota, eccetera. Aggiungiamo le lenticchie. Poi aggiungiamo la passata di pomodoro, saliamo, ora prepariamo il cotechino e gli infiliamo degli stuzzicadenti facendo delle file. Mentre le lenticchie continuano a cuocersi, noi mettiamo a cuocere il cotechino, che dovrà stare in pentola per 1 ora e mezza. Dopo 20 minuti le lenticchie saranno cotte, intanto noi continuiamo a cuocere il cotechino. Ed ecco pronto il nostro piatto. Andiamo adesso alla partita con alcune considerazioni e riflessi filmati. Poco Lanciano e quasi un atteggiamento rinunciatario al Braglia. Si vede neanche tanto solo il Modena, con i frentani che sembravano troppo legati al punticino. Quasi voler far solo il minimo sindacale, che alla fine è costato caro. Vediamo le immagini. Sandstone. I'm not the son of stone. Monkey drops. 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 Monkey drops
siamo giunti quasi alla fine, ma vogliamo mostrarvi un filmato di un allenatore che con un nuovo modulo vorrebbe stravolgere i 4-3-3, i 5-3-2 ed altri con la sua B-zona. Vediamo. In che consiste questa B-zona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, che si gioca in 15? Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatta. Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedano, e così viceversa. Allora la gente pensa, che c'ha 5 giocatori in più? Invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Un buon consiglio da prendere al volo per i nostri beniamini. Bene, è tutto e arrivederci alla prossima dalla vostra Maria Teresa e come sempre la classe non è acqua, lo stile Virtustyle. Brava Maria Teresa Falcucci in questo montaggio e l'ottimo Marcello Ruggero. Torniamo a parlare di Virtus Lanciano, chiaramente un po' troppo cotechino si diceva. È stato un po' indigesto, ma devo dire indigesto anche per questo aspetto degli infortuni di cui stavamo parlando. Come si può riflettere questa ondata di infortuni, Giuseppe? Ma credo che comunque la rosa sia di buona qualità, al momento fuori dal calcio, ecco, giocato dagli 11 titolari, perlomeno sabato scorso, ci sono anche giocatori come Padovan, che è un ottimo giocatore, mi piace tantissimo, sul fronte avanzato, che può dare una mano, lo stesso Di Francesco, che non ha giocato dall'inizio, lo stesso in mezzo al campo tra Bacinovic, Crecco, quindi credo che comunque le soluzioni ci siano, magari ecco, da queste situazioni potrebbe nascere l'impiego di qualcuno di questi ragazzi anche per farli cominciare a prendere dimestichezza con il calcio giocato e con la maglia da titolare. Il Lanciano sabato scorso ha comunque si è affidato comunque in maniera abbastanza vistosa alla vecchia guardia, se non sbaglio erano 8-9 giocatori che venivano dalla terz'ultima stagione, quindi credo che in questo momento, in questo avvio, il mister abbia una sua idea di dare continuità a questo gruppo, alle gerarchie di questo gruppo, ed è chiaro che magari per i nuovi diventa c'è poca fiducia verso le nuove leve. Ma no, non credo, perché Lanciano comunque nel suo progetto tecnico, ne abbiamo parlato anche le scorse settimane, più volte D'Aversa in alcune dichiarazioni ha parlato e ha puntualizzato sul comportamento dei giovani, devono calarsi meglio nella realtà, è come se non vedesse il giusto piglio nei giocatori arrivati quest'anno, soprattutto tra i più giovani. Ecco perché quello che tu ora dici andrebbe quasi indirettamente a corroborare quello che è stato dichiarato da D'Aversa nel corso delle prestazioni agostane, no? Ma questo non lo so, però credo che il Lanciano sia comunque una società aperta a questi, tra virgolette, esperimenti, ad essere un laboratorio. L'anno scorso hanno avuto la bravura, l'occhio lungo di credere in un giocatore come Cerri, poi poverino si è infortunato e non è riuscito a dare continuità alla sua partecipazione alla stagione. Quest'anno sono riusciti comunque ad avere in rosa dei giocatori di grosso spessore, ripeto, Crecco e Padovan sono due ragazzi che tra l'altro non sono per niente esordienti nella categoria. Crecco ha giocato stabilmente titolare quasi una stagione l'anno scorso alla Ternana e ha un passato nella Lazio Primavera ed in prima squadra. Lo stesso Padovan, scuola Juve, ha girato già diverse squadre, Crotone, Pescara. Quindi sono comunque giocatori che io non li considererei alle prime armi, delle seconde scelte, oppure il ragazzino
immagino che... Però diciamo che Padovan ha bisogno ora a Lanciano di, non dico di esplodere definitivamente, ma comunque è una stagione per lui essenziale ai fini della sua crescita in carriera. Ma io, perché io... a Pescara non ha giocato praticamente mai, a Crotone ha fatto cose discrete a intermittenza. Ma l'idea che mi sono fatto è che sia un ragazzo dalle grandissime doti tecniche, ma probabilmente l'approccio con le difficoltà che pone anche una stagione non sempre lo hanno visto reattivo, perché in stagioni molto lunghe come quelle della Serie B in genere c'è spazio veramente per tutti, soprattutto se prendiamo in organici abbastanza giovani come poteva essere quello del Crotone, dove un giocatore aveva in concorrenza un coetaneo. Qui a Lanciano Torregrossa è diverso, chiaramente si renderanno conto che c'è uno zoccolo duro di una squadra che sta dando continuità negli anni, quindi comincia a essere più complicato, però ecco, i ragazzi tra virgolette che ha in organico il Lanciano io non li considererei gli ultimi arrivati, perché non sono tali. Poi se le scelte sono orientate diversamente non credo che sia dovuto a questo. I numeri di Virtus Style nelle pagelle. Allora, abbiamo visto le pagelle promossi e bocciati, mi sembra il promosso sia Casadei, 6,5 il migliore, tra i bocciati ne sono diversi, il più bocciato mi è sembrato Lanini che ha preso 5, siete d'accordo con queste valutazioni? Ma io avevo espresso un parere diverso su Lanini perché l'unico tiro in uno specchio della porta, credo, se è arrivato intorno al 30° nel secondo tempo, fatto Lanini, debole, ma insomma l'unica traccia di tiro, c'era un signore anziano dietro di me di Modena, diceva sì, è il primo tiro del Lanciano, quindi ha lavorato sulla fascia come ha potuto, certo lontano alla punta centrale, quindi lì non c'era un grande raccordo, però non... Lo vedo un po' esagerato. Casadei, migliore in campo del Lanciano? A parer mio sì, l'ho scritto anche su un gruppo di tifosi del Lanciano, perché mi sembrava assolutamente sì. Però come si dice, la lingua batte dove il dente duole. Un'estate fatta a rincorrere tra l'altro un portiere che però non è arrivato. E ora quello che sulla carta sarebbe stato il terzo portiere diventa titolare, sì, sì, sì. Giuseppe. Sì, vabbè, sono le dinamiche, questo...
dà il segnale di come in qualsiasi campionato non bisogna lasciare nulla da intentato, perché ci possono essere, ecco, situazioni imprevedibili e poi hai bisogno di tutta la rosa, perché poi alla fine con 42 partite in B hai bisogno effettivamente di tutta la rosa. Quindi. Ok, sono le 21.30 in punto, è il momento della prima pausa, la prima pubblicità, linea quindi a Gianni D'Areo in regia. Eccoci rientrati, seconda parte di Virtus Style, Giuseppe Tambone. È un avvio della Virtus Lanciano che in generale, anche guardando la classifica, è un avvio che si può definire soddisfacente, o si poteva e si doveva raccogliere di più, considerando il fatto che il calendario non si può dire che sia semplice, perché sono sempre partite e da giocare contro avversari di una categoria che non ti permette di fare sconti, di considerare che sia tutto facile. Se non altro però si può dire che buona parte di queste partite erano contro squadre della taglia della Virtus Lanciano, scontri diretti, comunque con squadre che quantomeno ambiscono alla salvezza, se non sono di prima fascia. Sì, diciamo che già la classifica ci dà un po', anche se molto provvisoria, che c'è qualche squadra che secondo me è un po' in ritardo, tipo l'Avellino e il Perugia, ci danno un po' il senso della risposta di questa domanda, a questa tua domanda. Sì, in effetti pensavo che con il calendario che gli era capitato il Lanciano potesse fare una partenza sparata, perché alla fine su tre di queste cinque partite credo che se la poteva giocare, anche avendo forse sulla carta qualcosa in più rispetto all'avversario, però poi il campo dice cose diverse. In questo momento il Lanciano, ecco, sta mantenendo la media di un punto a partita, che alla lunga non ti fa stare tranquillo, perché dovesse mantenere questa punti. È una media di altissimo rischio, perché credo che questa stagione non penso sia, a meno che qualcuna di queste non si stacca subito, non sarà come quella dell'anno scorso, dove ci sono due squadre che si staccano e le altre che mantengono un'andatura diversa. Credo che sarà combattuto sia in testa che in coda, con una classifica abbastanza corta. Questo significa che nel giro di 7, 8, 10 punti puoi vedere i playoff come il playout. In questo momento credo però che questi discorsi sono abbondantemente prematuri. Sì, in queste partite, ecco, ti ribadisco, pensavo che riuscissi a fare una partenza sparata. Carlo, di questo avviso si aspettava una partenza lanciata in linea con le attese? Io credo in linea, anche l'anno scorso siamo su questa media punti all'incirca, possiamo consolarci col fatto che prendiamo pochi gol e quindi l'asse centrale difensivo sembra regga abbastanza bene l'impatto tra Aquilanti e Amenta, un centrocampo piuttosto coperto serve a contenere tutto sommato questo aspetto qua. I punti secondo me sono grosso modo quelli. Questo fatto di prendere però pochi gol penalizza però l'aspetto offensivo. Penalizza l'aspetto offensivo sicuramente. Una squadra che segna poco, l'anno scorso una delle caratteristiche, almeno nella prima parte, era quello di andare molto facilmente in gol, e quest'anno al momento almeno la situazione è un po' diversa. Siamo in linea secondo me e comunque con quello che era l'avvio dell'anno scorso, un campionato lungo, apertissimo, non ancora si capisce. Al momento si può fare poco conto sulle penalizzazioni degli altri, che spesso in Serie B sono da aiuto per la salvezza, quindi speriamo, vedremo cosa accadrà e speriamo non tocchi a noi. Certo. No, ci mancherebbe. Dicevi... No, dicevo che probabilmente l'aspetto del fronte d'attacco è il reparto che è stato più rinnovato, sia come uomini ma anche come modo di giocare, perché dopo un po' di tempo credo che il Lanciano, ad eccezione di quando giocava Cerri, che era il giocatore con quelle caratteristiche proprio da prima punta classica, ha trovato quest'anno un giocatore che è la prima punta classica, quindi certo. Questo consente di avere, diciamo, più costanza come riferimento lì davanti, però il riferimento è anche per gli avversari. E poi mi sembra che i tre attaccanti
proprio come struttura, come modo di giocare, non offrano la stessa disponibilità alla corsa, al rientro, al contrasto, al primo pressing, come si dice, sugli avversari, sui portatori di palla, che offrivano gli attaccanti degli anni scorsi. Quindi anche in questo, cioè, probabilmente Falcinelli, un Monachello, un Thiam, sì, un Gatto davano secondo me meno punti di riferimento, e li vedevo, ecco, calati in una realtà per cui erano loro i primi difensori. La squadra negli ultimi anni, il Lanciano, è sempre riuscita ad essere molto, molto compatta, molto corta. Quest'anno ho l'impressione che probabilmente si allunghi un po' di più, un po' perché secondo me dietro, proprio per caratteristica dei difensori, che sono abbastanza statici e non velocissimi, tendono a mantenersi qualche metro più in basso rispetto agli altri anni, e lì davanti si tengono un po' troppo in avanti. Quindi è chiaro che su questo, che poi è il sale del piazzamento delle squadre, il mister dovrà ecco, e starà sicuramente considerando anche questo, perché l'equilibrio è fondamentale. Carlo, dei nuovi acquisti sul fronte d'attacco, quale di più ti ispira? Io ho parlato prima di Lanini, ammiro Crecco da Laziale, quello seguivo dalla primavera, quindi anche Rozzi era. Anche Rozzi qualche anno, un paio d'anni prima, mi pare, anche se poi ha avuto l'esperienza spagnola. Rozzi? Mi sembra un po' un oggetto Rozzi misterioso, ha fatto questo è un oggetto misterioso e poi è scomparso, credo che non sia più neanche nei 22 dalla seconda giornata. E, insomma, io ho questa fede laziale, quindi mi piacerebbe anche vederli in campo. Su Crecco, quindi, sicuramente sera stai pronto a vedere. Certo, su Crecco sicuramente ci si può scommettere, perché come diceva lui è già un giocatore di B, non viene dalle primavere, no? I nostri giocatori di quest'anno non vengono dal settore giovanile, quindi ha fatto una buona stagione, è stato uno dei migliori centrocampisti giovani. Io credo che i giovani di quest'anno siano dei giovani sui quali si può contare, anche quindi si può contare su una valorizzazione che porta anche un po' di fiducia alle casse. Bisognerebbe avere un po' più di coraggio. Un po' più di coraggio, questo secondo me è quello che manca al nostro mister. Si fida troppo di quelli che sono stati anche i suoi compagni di squadra, di reparto, e fa fatica probabilmente a mettere qualcuno fuori di loro. Ci si fida tanto, un po' troppo, ma sono persone non più. Però tanto ragazzi, io direi, non sono dice, più come dice, ecco, sono difficili da togliere, perché hanno un rendimento assolutamente alto, giocatori di grande intelligenza tattica, quindi è difficile farne a meno. E poi c'è questo dualismo in cabina di regia tra Bacinovic e Paghera, quindi diciamo che poi il ruolo che andrebbe più curato è la mezzala dalla parte opposta, dove gioca Zeduardo, oppure ci sarebbe spazio per il Crecco di turno. Però lì appunto bisogna poi crederci. Bisogna crederci, bisogna sapere e capire a chi vuoi dare fiducia. Probabilmente i giovani che vedremo di più quest'anno sono in avanti. Sono in avanti, più sì. più che nel reparto di centrocampo. E lì anche questo infortunio di Piccolo magari sarà l'opportunità per il mister per mettere insieme proprio la linea di Francesco e vedere che tipo di contributo possono dare. Andiamo ora a vedere l'angolo della critica, e chiaramente quando si vince è più difficile fare critica, quando si perde la critica si fa molto aspra. Allora sentiamo cosa ha detto il nostro amico Franco Battistella. Chiama coraggio! Buonasera e benvenuti all'angolo della critica. Molti tifosi che ho incontrato, con il quale ho avuto dei colloqui, mi hanno detto che forse sono un po' severo nei confronti di D'Aversa, e io non posso dire che non posso fare altrimenti. Se un'orchestra è formata da buoni musicisti e suona male, la colpa è del direttore. Io credo che Lanciano abbia dei giocatori buoni, validi, sia tra quegli esperti che tra quelli giovani, e se gioca male la colpa è per forza dell'allenatore.
Il gioco è lento e compassato, non vi sono schemi. Il gioco è molto casuale, io non vedo nulla di preparato. Sono molto molto deluso. Centrocampo senza fantasia. Errori che non si fanno nemmeno ai giovanissimi. Dobbiamo ringraziare l'Eredità che ha fatto una splendida parata sul calcio d'angolo, non viene nessun uomo al primo palo. Questa è roba da matti, da calcio dilettantistico. Se analizziamo bene la partita, vediamo che Ferrari si è dato un gran da fare sia in difesa sia in attacco, ma era troppo e troppo solo. Chiaramente l'abbiamo anche visto nell'azione del contropiede nel secondo tempo, quando poi si è fatto recuperare palla ed era partito da solo. Dove erano gli altri due esterni? Nessuno l'ha accompagnato. Queste sono cose che vanno preparate in allenamento. Se andremo avanti così, sicuramente saremo da play-out. Bene che ci andrà. Finora abbiamo vinto con l'Ascoli, abbiamo perso Bercelli, che poi ha dimostrato di essere davvero poca cosa, quindi anche se meritavamo qualcosa di più, l'abbiamo fatto con una squadra che finora non ha dimostrato niente. Quindi credo che i punti che abbiamo siano giusti. L'unica partita che mi è piaciuta davvero è stata quella giocata a Trapani. Sabato abbiamo un osso duro, la Spezia, che a mio avviso è sicuramente la favorita del campionato per i giocatori che ha e anche per l'intelligenza del suo allenatore. Quindi dovremo correre ai ripari. Il 4-3-3 si è capito che non funziona e non può funzionare. Se voi analizzate gli incontri fatti dalla squadra, vedete che è difficile che ci siano inserimenti da parte dei centrocampisti. Questo avviene perché il centrocampista è costretto a coprire il suo spazio e non può inserirsi, altrimenti lascerebbe un corridoio libero per le ripartenze degli avversari. Allora meglio un 3-5-2 o un 4-4-2, perché così avremo un centrocampo abbastanza compatto e potremo anche usufruire degli inserimenti dei centrocampisti. Io mi auguro che D'Aversa si renda conto di questi errori, perché sarebbe davvero un peccato scivolare nelle ultime posizioni in classifica e perdere questa Serie B che con tanta fatica la squadra aveva conquistato. Qualche altro tifoso mi ha detto che la società non è interessata a restare in B, che la società è un po' assente. Io non credo tutto questo. La famiglia Maio si è sempre ben comportata e tanto ha dato a questa città e a questa squadra. È tutto per questa sera. Arrivederci. E questa, amici miei, si chiama onestà. Si chiama coraggio. Allora, abbiamo visto l'angolo della critica, Franco Battistella, che è stato molto molto incisivo, duro nella critica. Duro troppo o è stato, diciamo così, nel suo criticare equilibrato? Ma tutto sommato ha detto delle cose piuttosto chiare, pertinenti, cose per le quali abbiamo anche già commentato, detto noi, insomma, ci siamo. Le critiche, tra l'altro, le critiche benvengano, se non sono critiche sterili, sono solo per far polemica. Allora, Franco più volte diceva, no, di piccolo, ora piccolo è fuori gioco, quindi se si vogliono fare alcuni esperimenti o lanciare qualche, un tridente un po' più giovane, come abbiamo detto in precedenza, probabilmente ora c'è anche la possibilità, magari per D'Aversa, di trovare senza temere o senza stare lì troppo a scegliere, di trovare delle soluzioni magari alternative. In questo momento non ha alternativa, quindi probabilmente gioco forza dovrà mettere in campo e avere il coraggio, comunque soprattutto la capacità di leggere e di scegliere chi in questo momento può dargli maggiore fiducia. Critiche troppo dure? Non lo so, sicuramente è un po' molto dentro alle vicende, certo, del Lanciano. È ancora la quinta giornata, il campionato è lungo, credo che è vero che il Lanciano è una squadra che ha rinnovato, diciamo, poco rispetto a altre. Però almeno i primi due mesi di campionato, i due mesi e mezzo, aspettiamoli, perché può succedere di tutto. Poi magari potrebbe anche essere che il Lanciano dimostri di avere il carattere della squadra che si adatta meglio a un avversario forte, sia a livello mentale che a livello di stimoli che a livello di responsabilità di gioco, e allora i punti che tutti pensavamo magari fosse più semplice prendere con queste squadre, magari li va a prendere con le squadre grandi, e quindi
quindi chiaramente dimostra di avere un'identità diversa di quella che noi cerchiamo di attribuirgli in questo, o proviamo a attribuirgli in questa fase, e i punti poi arrivano magari con più facilità, quindi aspettiamo ancora. Aspettiamo. 392-623-7060 per interagire con noi attraverso gli sms. Vediamone qualcuno, sempre con l'ausilio di Gianni D'Areo. Intanto nei recuperi di Lega Pro, sempre Ancona Terra 1-0, gol di Sassano, l'ex Sassano alla fine del primo tempo, e il Savona sta vincendo sul Pontedera per 1-0. Io ora vado ad avere conferma, sì, è così, Savona Pontedera 1-0. A Modena abbiamo toccato il fondo, partita pessima, senza mordente, sembravamo un pugile stordito dai tanti pugni presi. Io la colpa di tutto questo la do ad una stanchezza fisica e mentale, non riuscivamo a ragionare, quindi palloni persi, mancanza di velocità nelle ripartenze, penso che non ci sia da preoccuparsi, è stata solo una brutta parentesi, speriamo. Ah, speriamo. Forza Virtus, scrive Franco, che non è Franco Battistelli, è un altro Franco che ringraziamo, poi commentiamo questo messaggio. Nel gol c'è anche un po' di colpa di Casadei, poteva sicuramente fare meglio, il pallone gli è passato sopra la testa, è stato poco reattivo. È anche vero che la palla ha toccato la parte interna della traversa, quindi era un tiro abbastanza ravvicinato, forte. Vabbè, forse si poteva fare qualcosa in più, però. È vero che la deroga per il campo è stata concessa fino alla fine di ottobre? Sì, se è così faranno in tempo ad ultimare i lavori? Penso proprio di no. Avremo di nuovo il problema dello stadio? Penso proprio di sì. Queste sono le mie considerazioni. Sapendo del problema dello scorso anno, non potevano muoversi già da gennaio, così da cominciare i lavori alla fine dello scorso campionato? Grazie. Gianni, vogliamo vedere un altro? Sono alle Seychelles, beato te, e qui ci sono 35 gradi, ma nonostante il caldo, come non posso non salutarvi dall'Oceano Indiano, siete grandissimi, Andrea, Marcello, Giampiero, Maria Teresa, Giovanni, Franco, Gianni e tutti gli altri ancora. Un grosso saluto e un grosso abbraccio, ci vediamo mercoledì, Alessio, beato te! Beato te, Alessio, che sia alle Seychelles, una Shell riportacela anche qui, così siamo contenti anche noi. Allora, un saluto e un abbraccio ad Alessio, che ritroveremo e ritroverete soprattutto dalla prossima settimana. Allora, alcune considerazioni. Casadei, già avevi detto tu qualcosa, secondo te poteva fare qualcosina in più? Sostanzialmente sì, perché era un pallone centrale, gli passa sui guantoni, però diciamo a fine partita, dopo che comunque aveva fatto abbondantemente il suo, mi sembra un po' ingeneroso dargli la responsabilità della sconfitta. Assolutamente, assolutamente. Cioè, il piccolo errore magari ci possiamo è un dettaglio. Però ecco, cioè, rispetto alla prestazione. Assolutamente. Si diceva stanchezza fisica e mentale, però anche il Modena aveva avuto lo stesso ritmo di partita, non è che il Lanciano avesse... Il Modena ha qualche individualità più veloce, ho detto prima... Modena tra l'altro senza Granoce. Senza Granoce, quindi era un Modena la nostra... assolutamente la nostra Modena, anche il Modena ha il problema del gol, e tra l'altro senza il bomber di riferimento. Sì, è vero. Ha fatto due gol, mi sembra. Sì, quest'anno sì, Granoce è zero. Sì, è stato Olivera l'altra volta e questa volta Gallopa. Sì. E, sicuramente io però una stanchezza fisica l'ho notata. Molti dei protagonisti solitamente molto volitivi, molto pronti sulla corsa, li ho visti piuttosto statici. L'unica sorpresa positiva, se posso dirlo, perché sono tra l'altro un suo grande stimatore, che l'anno scorso mi è mancato tanto, è vedere lo stato di forma, che spero duri, di Amenta. Amenta l'ho visto fare dei recuperi perché si spingeva su tutte le palle in attiva, e spesso la ripartenza del Modena era piuttosto impegnativa, doveva rientrare con una falcata veramente bella da vedere, anche nello stile, nel suo stile, questo uomo possente nella sua corsa, e l'ho visto molto bene. Però ecco, altri... Ti preoccupa il fatto che lo scorso anno Amenta, anche quando è stato a disposizione, non era al massimo, ma aveva Trust e Ferrario, che erano comunque due discrete garanzie a livello anche di spessore tecnico e di esperienza. E quest'anno invece, in quello stesso ruolo, forse manca qualcosa.
Allora, intanto mancano tre Ferrario. Ne mancano due, l'anno scorso era un ruolo piuttosto coperto. Io però non ho mai ritenuto a Menta una seconda scelta rispetto a Ferrario. Voglio augurarmi che effettivamente lo scorso anno abbia avuto dei problemi fisici. D'altronde sul caso a Menta l'anno scorso si è dibattuto a lungo con la tifoseria, anche un po' troppo, perché non sono mai state date dei chiarimenti molto sereni che forse la società, il mister poteva dare per tempo senza esacerbare gli animi. E quindi tutto sommato la presenza di Menta ben venga. Aquilanti questo ruolo lo ha ricoperto spesso, non so cosa ci sia dietro nei ricambi. E d'altronde anche lo scorso anno sui laterali c'è Rigione che è arrivato dal Teramo, sì, però insomma centro laterale probabilmente. Beh, viene da una difesa a tre, quella del Teramo, però ha giocato anche a quattro. Comunque è più centrale che terzino, volendo fare una ecco gradazione. Insomma, però sulla fascia destra a questo punto poi diventiamo carenti, perché Aquilanti lo scorso anno partito laterale spesso ha ricoperto il ruolo di centrale e quest'anno è già diventato centrale con Pucino a fianco, che mi lascia un po'... La butto lì, secondo me Pucino è un più centrale che non un difensore esterno. Quindi hai come nel Pescara vedi un'evoluzione andando verso il centro? Se ce ne fosse necessità, credo che nell'assortire la rosa hanno tenuto in considerazione anche questo aspetto, cioè che c'è sia Aguilanti che anche Pucino che possono ricoprire i ruoli invertiti rispetto a domenica scorsa. C'è questa tendenza ovviamente naturale ad attaccare più a sinistra con Mammarella, che è chiaramente dà certe garanzie. Però poi c'è Pucino la tendenza a coprirsi dall'altra parte. Però Pucino a destra non ha le stesse qualità tecniche, cioè non ce l'ha nessuno le qualità tecniche di crossatore di Mammarella. Probabilmente Pucino è molto più difensore, molto più stopper, diciamo così, che è fluidificante come attitudini. Nella pagella si rimarcava proprio questa mancanza della spinta però quelle le caratteristiche, ma certo. Cioè fargliele pesare poi voglio dire. È così il giocatore, quindi è un giocatore che va utilizzato al meglio delle proprie caratteristiche, che non sono quelle di propulsore, involarsi sulla fascia con costanza, certo. Delle sortite le fa, ma credo che sia proprio una situazione di impostazione proprio della squadra, che secondo me concedendo maggiore libertà, come è giusto che sia, a Carlo Mammarella a sinistra, è chiaro che deve prevedere inevitabilmente una difesa per gli altri tre bloccata, perché altrimenti è sempre il discorso della coperta. Certo. Andiamo ad ascoltare Roberto D'Aversa, fresco di Patentino, che torna sulla partita di Modena, ma parla anche del prossimo impegno contro lo Spezia. Dispiacere, perché comunque primo tempo mi ha fatto anche abbastanza bene la squadra, penso che le prime due occasioni della rete le abbiamo create noi, poi man mano siamo venuti scemando, però c'è un distinguo tra il primo e il secondo tempo dove magari dovevamo continuare a fare quello che abbiamo fatto il primo tempo, non l'abbiamo fatto, siamo stati un po' troppo rinunciatari, ci siamo abbassati troppo. E è vero che mancavano 5 minuti e quindi si deve fare di tutto per comunque riportare a casa un risultato positivo, perché come ho detto è lì dove magari non c'è una prestazione eccessa che non si può portare a casa il risultato, c'è il rammarico di questo, però se si va a analizzare la partita penso che per quanto soprattutto non fatto il secondo tempo ci sta, perché comunque siamo stati troppo rinunciatari. Spezia sì, ha vinto una partita forse quella che meritava meno di vincere, però sul potenziale della squadra, se ci mettiamo a leggere tutti i nomi della squadra magari non facciamo altro che preoccuparci più del dovuto. Sappiamo che tutte le squadre, cioè, possono avere magari la maggior parte delle squadre, il potenziale sulla carta più forte del nostro, spesso è una di quelle squadre attrezzate per vincere il campionato. È chiaro che il bello del calcio è che a volte non sempre la squadra più titolata, la squadra più attrezzata porta a casa il risultato, quindi dobbiamo cercare di fare il massimo per annullare questo gap. Difficile, perché non è una squadra più forte, ma non è sicuramente impossibile, perché abbiamo dimostrato anche di mettere in difficoltà squadre anche superiori a noi, quindi sta a noi magari entrare in campo con una determinazione giusta e con la voglia di portare il risultato a tutti i costi.
Allora, abbiamo sentito anche le parole di Roberto D'Aversa. Gianni, rimettiamo la classifica di questo campionato che al momento vede in testa il Cagliari, che è stato dietro il Livorno fino alla scorsa partita. Vabbè, siamo chiaramente agli inizi e le distanze sono davvero cortissime. Cagliari che comunque ha stentato a battere il Latina e ha qualche problema di infortunio, perché Sao è in dubbio, Giannetti sarà fuori per la prossima partita di Pescara, però lì non avranno mai problemi di formazione. Di formazione. Fidatevi. Come ti muovi? Fidatevi, qualsiasi situazione gli può pensa capitare. Pensa che c'è il quinto attaccante. Sì, no, non avranno problemi di nessun genere. E non avrà neanche il problema a vincere questo campionato? No, i problemi a vincere un campionato di B ci sono sempre. Ho visto in queste prime partite che se il Cagliari secondo me ha fatto una scelta nel potenziare la squadra prendendo molti giocatori, la gran parte che già avevano avuto esperienza in Serie B e quindi sanno che cosa significa combattere con il coltello tra i denti per 42 partite. E quando il Cagliari è riuscito ad avere l'atteggiamento di, chiamiamolo, umiltà, di affrontare gli avversari sullo stesso campo, ha fatto grandissime partite. Come ha allentato un attimo la tensione, ecco, ha preso dei gol che poi gli hanno complicato il cammino. Certo. Però credo che lì davanti, più o meno, perlomeno nella prima, nel primo lato, si sono un po' delineate le squadre attese. C'è forse un paio di intrusi, diciamo, dai 7 punti in su, però più o meno sono queste. Invece secondo... è un po' tardato il Pescara, che credo ha perso qualche punto di troppo per strada. Credo che poteva stare con un po' di distrazione in meno, con qualche distrazione in meno, poteva essere nelle prime 4-5 posizioni. Secondo Carlo? Ma secondo me la testa della classifica credo che rispecchi i valori dei club. Anche le squadre che ambiscono effettivamente alla promozione, è veramente prematuro dopo 5 giornate in Serie B parlare di classifica. E Pescara forse è un po' attardato, ma forse anche lì l'allenatore, un giovane allenatore che viene dai settori giovanili, si è trovato lanciato in prima squadra, diamo il tempo anche a Massimo Oddo, sempre ex laziale, di fare il suo percorso, che può fare bene, insomma. Di Oddo la foto quando è venuto a giocare con la Primavera a Lanciano, perché ero veramente un suo grandissimo tifoso, un capitano della Lazio, quindi, abruzzese capitano della Lazio, pescarese insomma per lui. Vabbè, però allora il Lanciano non era ancora in Serie B e forse la rivalità si sentiva una rivalità assolutamente. Più attuale, se così possiamo dire. Pubblicità, l'ultima tranche, poi torniamo con la volata finale, parleremo dello Spezia, prossimo turno, ma anche di arbitri. Eccoci rientrati, è l'ultima parte di Virtus Style, sempre parziali che restano quelli in Lega Pro nei 2 recuperi, Ancona Terra 1-0, Savona Pontedera 1-0, ci avviciniamo alla parte conclusiva di queste partite, mancano circa 14-15 minuti, a noi qualcosina in più, dunque penso riusciremo a dare i finali delle due partite. Facciamo una cosa, tra poco vedremo il contributo di Giovanni Di Loreto con Fischi per Fiaschi e vedremo quali sono le valutazioni non solo di Minelli di Varese, che ha diretto la partita di Modena, ma anche del direttore di gara della partita di Vicenza, quindi avremo un panorama completo della situazione. Andiamoci a vedere qualche altro messaggio con l'aiuto sempre di Gianni D'Areo. Con i voti siete stati molto generosi, io avrei dato la sufficienza solo ai portieri, un 5 a Vastola e agli altri un bel 4 addirittura, non siamo scesi in campo, non era la Virtus quella vista in campo, se prendevamo 5 gol non potevamo dire nulla, dice Francesco. Poi ne riparliamo, ma prima ha detto Giuseppe Tambone, siamo all'inizio, quindi calma. Condivido in pieno quanto precisato da Battistella, ci si ostina con un 4-3 che a volte irretisce. Ok, quindi l'angolo della critica ha dei consensi. Casadei senza colpe sul gol, in ritardo purtroppo a menta, ma cosa si pretende da una difesa sempre pressata quando avanti si fanno solo i brodini?
Ok, patentino ok, ma ora mister ci devi mettere più coraggio e inventiva. Devo dire che sono insomma, messaggi che hanno diciamo così, qualcosa in comune, anche se da un certo punto di vista si parla sul fronte un po' dell'attacco, più coraggio, più inventiva, dall'altro però si parla dell'aspetto difensivo non preciso, ma comunque di una difesa sempre pressata, perché evidentemente c'era una fase offensiva che non funzionava. La fase offensiva ha creato poco pericolo al Modena, quindi il Modena è stato molto dalla nostra nella nostra il patentino dovrebbe campo. Ispirare il ora mister. Questo patentino finalmente ce l'abbiamo la patente, quindi vediamo coraggio e inventiva che i tifosi chiedono al mister, insomma è il momento. Pagelle troppo buone, ha detto. Pagelle troppo buone, forse su qualche caso un po' generose sono state, ma una media del 5,5, quindi insomma la squadra non è stata promossa. E si dà quel 5,5 di fiducia, secondo esatto, me. Solo fiducia. Perché il tempo, come dice è lui, bravo, è bravo ma non si applica. È bravo ma non si applica. Giuseppe, l'hai detto prima. Non andiamo con l'accetta. No, le pagelle ecco, sono indicative, ma chiaramente poi molti giocatori dipendono dal contesto generale. Stessi attaccanti in un contesto di quel genere, la partita sulle ripartenze, se non ti va bene ecco, il possesso di palla, il controllo di palla, la verticalizzazione, è chiaro che fanno fatica, magari ecco, finiscono nell'occhio della critica. Però. Allora... è lo spazio degli arbitri con le valutazioni di Giovanni De Loreto, fischi per fiaschi. Amici telespettatori, buonasera. L'arbitro della quarta giornata d'andata, Serie B 2015-2016, che ha diretto al Guido Biondi di Lanciano l'incontro Virtus Lanciano-Vicenza 0-0 martedì 22 settembre, è Riccardo Ross, cambi della sezione AIA di Pordenone, 30 anni, secondo anno. Dal 2009 ha diretto 127 gare, 56 i segni 1, 37 i segni X, 34 i segni 2, rigori 21, espulsioni 40. Con noi 5 volte, 0 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta. Molto confusionario, l'illuminazione artificiale del campo ha evidenziato in pieno le sue lacune, sorvolando sugli innumerevoli interventi di mano degli avversari, spesso in ritardo rispetto al gioco e quando no è di intralcio. Arbitro non di categoria, voto insufficiente. Daniele Minelli invece è l'arbitro che sabato 26 settembre ha diretto al Braglia di Modena l'incontro di calcio valido per la quinta giornata di Serie B. Modena Virtus Lanciano 1-0. Cambi della sezione AIA di Varese, terzo anno, 33 anni. Esordio in A il 19 aprile del 2014 in Atalanta Verona 1-2. Dal 2010 ha diretto 110 gare, 60 i segni 1, 23 i segni X, 27 i segni 2, 45 i rigori, espulsioni 37. Con noi 5 volte, una vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte. Incontro di normale amministrazione, sempre in partita, è sempre chiara la lettura degli episodi. Voto sufficiente. È tutto, amici telespettatori, appuntamento alla prossima, avanti Virtus! Ti ha convinto Giovanni Di Loreto? Ma sì, tutto sommato ci sta. Ci sta. Poi insomma voglio dire la partita di Modena non penso sia stata molto... No, la partita non ricordo una contestazione condizionata dalla direzione arbitrale. Andiamo a vedere il prossimo turno Gianni, prossimo turno che come detto riserva alla Virtus Lanciano la partita con lo Spezia. Diciamo subito che la Virtus ha affrontato un tabù ed è andata male, lo stadio Braglia dove non si riesce proprio a vincere, però... Nei 6 precedenti in Serie B non ricordiamo vittorie con lo Spezia, anzi ci sono un paio di sconfitte, l'ultima proprio nella gara della penultima giornata dello scorso anno, lo Spezia vinse 2-0, era in piena lotta playoff contro una Virtus oramai
sostanzialmente fuori dai giochi. Poi c'è un'altra vittoria nell'anno di Baroni dello Spezia, ma al picco, sempre per 2-0, e poi una raffica di pareggi. Quindi anche questo è un tabù Spezia. E quest'anno sarà molto dura comunque cercare di sovvertire questo sortilegio. Ma io, al di là dei numeri, penso che la stagione ogni squadra se la giochi nell'anno, nella partita quando si gioca la partita, e sulla base della rosa che scende in campo, che si ha e che scende in campo. Mi preoccupa il fatto che lo Spezia venga, mi pare, da 3 vittorie consecutive, sì. Ha perso solo la prima partita, tra l'altro, con il Bari a Bari per 4-3. E vinceva 3-2 ed era in superiorità numerica. Mezzo suicidio. Un mezzo suicidio è capitato anche a noi, ahimè, a Bari, ai tempi di voi. Suicidi a Bari, la Virtus è indimenticabile. Non può parlare. E dopo è venuto un pareggio e 3 vittorie, quindi lo Spezia viene in un momento sicuramente favorevole, viene da una vittoria esterna a Livorno, quindi una vittoria molto importante. Mi preoccupa più questo, un po' lo stato di salute della nostra squadra, che incontra in questo momento uno Spezia assolutamente ben lanciato. Allora, che squadra è lo Spezia di Bielizza? Una squadra che già l'anno scorso aveva dimostrato di avere un qualcosa in più, data proprio da questo allenatore. È un allenatore che fa giocare bene le squadre, privilegia palla a terra, anche se ha degli ottimi cursori sugli esterni, Cadellani che si allarga, lo stesso Situm che è un ottimo podista. Da dietro spingono perché sia da destra che a sinistra, con Migliore, sono in gran forma. Rispetto all'anno scorso, credo che a questo andamento molto votato al gioco, alla manovra e certe volte eccessivamente alla fase offensiva, l'allenatore quest'anno ha abbinato un po' più di conoscenza della categoria, perché chiaramente era straniero, veniva da fuori l'anno scorso. Quest'anno, cioè, lo scorso anno sin troppo garibaldina, sì, questa squadra. Sì, anche se è stata una squadra, probabilmente il più grosso handicap che ha, ecco, questo Spezia. Gianni, vediamo qualche immagine anche delle partite precedenti, magari proprio il Virtus Spezia dello scorso anno, finito 2-0 per lo Spezia. Allora c'era anche Giannetti che fece il secondo gol. Credo che l'handicap maggiore che abbia questa squadra è il proprio campo di gioco, che non permette di sviluppare in ampiezza le manovre, ma quando trova i campi ben ampi e grandi riesce ad occuparlo bene. Tatticamente credo che sia una delle squadre meglio messe in campo. Ha registrato la difesa con giocatori d'esperienza, tra cui anche Terzi. E per il resto hanno l'imbarazzo della scelta lì davanti. Sta giocando un po' più Nenè, ma ha sempre Calaiò che è la punta di diamante di questa squadra. In mezzo al campo, ha risolto la gara di assolutamente Livorno. Anche se non con un gesto eccezionale, perché era da appoggio sulla quasi linea di porta, però lì in mezzo al campo hanno un giocatore che sicuramente merita altri palcoscenici, che è Brezovic. Eccolo, vedi? L'hai chiamato in causa. È un giocatore che è molto completo, a fisico, a corsa, a contrasto, riesce a calciare le punizioni, anche un bel calcio di lunga gittata. Sicuramente, ecco, una nota in più anche come caratteristiche per il campionato di Serie B, che in mezzo al campo ha in genere giocatori di media taglia, molto più dinamici. Invece, nonostante, ecco, abbia una struttura importante, riesce a comportarsi bene. E per il resto 4-3-3 in genere, squadra, ecco, sicuramente una delle più attrezzate per questo campionato. Il punto interrogativo è proprio questo sull'equilibrio di questa squadra, perché, ecco, magari vince una partita a Salerno giocando molto di rimessa e poi la perde a Bari, dove ha dilapidato un doppio vantaggio di uomo e di punteggio. Sì. Beh, devo dire, Brezovic è uno dei giocatori più
più forti in assoluto della categoria, specie nel suo reparto. E ci sarà questo derby slavo, se giocherà Bacinovic, che è sloveno. Ecco, è uno che a livello di diciamo di modo di giocare, anche di diciamo attitudini, gli somiglia molto. Però ecco, visto anche l'anno scorso, Bacinovic ha già avuto un palcoscenico importante a Palermo, sì. Brezovic invece si sta consolidando con lo Spezia, sì. Magari spiccherà il volo. Però può essere un duello giocatore al di sopra della media della può essere un duello cruciale in mezzo al campo, quello sì, anche se credo che per il loro modo di giocare si incontreranno poco faccia a faccia, però il rendimento di questi giocatori diventa importante per le rispettive squadre. Sono quelli in grado, ecco, di poterti cogliere l'attimo, di guardarti con la coda dell'occhio l'attaccante che si inserisce nel corridoio, lo mandi in porta, certo. Per dire, però secondo Carlo giocherà Bacinovic, ecco, tu che lo metteresti? A me Bacinovic ha dei piedi che piacciono tanto, sì. E ha quei lanci precisissimi. Secondo alcuni non rende al massimo perché non c'è il contesto giusto, forse perché vede un tipo di calcio che magari è troppo rispetto al contorno. È proprio così o no? Probabilmente c'è questo. Cioè, lui ha già avuto la sua platea di Serie A. È un giocatore di uno spessore tecnico sicuramente superiore rispetto a tanti della categoria e ovviamente ai suoi compagni. Poi anche lui ha un bel calcio, anche di lunga gittata. E gli manca, secondo me, gli manca perché si è perso più di una volta in episodi che gli hanno dato cartellini, espulsioni, squalifiche, e credo che gran parte dei dubbi su di lui siano legati proprio a questo, dei falli sciocchi a centrocampo che lasciano il tempo che trovano, sono inutili e che penalizzano per la squadra. Esatto. In questo senso. Allora andiamo a vedere l'almanacco della partita dopo con il contributo del grande Giampiero Cancelli. Amici sportivi, buonasera e benvenuti a una nuova puntata dell'Almanacco della Gara Dopo. La sfida che andiamo a presentare oggi è la sfida di sabato 3 ottobre, giorno in cui ricorrerà San Gerardo, dove si affronteranno Virtus Lanciano e Spezia. La gara è valida per la sesta giornata di campionato. Le condizioni atmosferiche saranno buone, il cielo si presenterà sereno, le temperature oscilleranno tra i 16 e i 22 gradi in base ai dati diffusi da meteo.it. Andiamo a conoscere però più da vicino la città della Spezia. La città della Spezia sorge a pochi chilometri dal confine con la Toscana, è una città conosciuta per il suo Golfo dei Poeti, che dà anche il nome alla città, e aggiungendo anche il famoso arsenale militare della Marina. La città di La Spezia nutre anche un grandissimo porto mercantile, tra i più importanti d'Italia. Andiamo a conoscere però La Spezia dal punto di vista gastronomico. La città della Spezia dal punto di vista gastronomico è famosa per il pesto e per il pesto, per i fiori di zucca, ma soprattutto ingredienti principali della cucina spezzina sono l'olio extravergine d'oliva e il pepe nero. Andiamo a conoscere adesso La Spezia dal punto di vista calcistico. La Spezia Calcio nasce nel 1906, il suo stadio di riferimento è l'Alberto Picco, che può contenere fino a 10.313 spettatori. Lo Spezia Calcio nel suo palmarès può vantare un campionato di guerra che, seppur non effettivamente abbia partecipato alla competizione, la FIGC ha riconosciuto come titolo onorifico nel 2002. Il suo allenatore è Bielica, con il suo 4-2-3-1 ha la prima esperienza in un campionato italiano. Dunque, dal mio punto di vista, anzi dal punto di vista dei tifosi del Lanciano, speriamo che da Versa, dall'alto della sua esperienza, visto che oramai sono già quasi due anni che allena, possa contrastare Bielica. Con questo vi saluto e vi auguro buona serata. Arrivederci alla prossima puntata. E
Allora, lo Spezia è la Spezia, secondo la visione di Giampiero Cancelli, ma attenzione perché Bielizza scorso anno, come ha detto prima Giuseppe Tambone, ha fatto la sua esperienza, si è proposto bene con una visione innovativa, ma ora la può mixare all'esperienza dello scorso anno. Quindi uno Spezia forse meno sbarazzino, ma più, un po' più concreto. Sicuramente più concreto, l'abbiamo già visto dalle prime giornate, tolta la partita di Bari, ripeto, ma là c'è follia. Il resto ha portato sempre molto bene. Temi questa partita? La temo. Come mai? Temo questa partita, ripeto, temo questa squadra che intanto va molto più in gol di noi. Ha degli attori. Diciamo sarà una prova tra la forza d'urto dello Spezia, che è una forza notevole, e la forza per il momento difensiva della Virtus. Di contenimento. Vediamo quanto riusciamo a contenere. Certo, non si può andare in campo pensando solo di contenere, qualunque sia l'avversario. Credo che nel calcio bisogna sempre andarsi a giocare la partita a viso aperto, usando la strategia, il modulo di gioco più adatto a poter ripartire, a poter fare la tua parte e creare pensiero all'altra squadra, cercando di portare il risultato, non mai giocare solo per portare a casa il punticino dello 0-0, abbiamo visto che è successo a Modena. Certo. Ancora il prossimo turno, caro. Anzi, Gianni, vediamo un ultimo messaggio, poi andiamo con il prossimo turno. Forse da Versa, la partita non l'ha vista, stava pensando alla tesi che doveva discutere. Come può dire che abbiamo disputato un buon primo tempo, abbiamo giocato i primi 16 minuti, poi nulla? Effettivamente il primo tempo è stato più equilibrato e la Virtus comunque ha avuto un paio di occasioni, una molto nitida con Vastola, dove c'è stata anche l'unica parata di giornata di Provedel, e poi da lì poi effettivamente sono nati problemi. Credo che il mister abbia dato una valutazione in base a come l'aveva preparata, nel senso che la squadra probabilmente ha reagito bene, ha giocato bene in base a come era stata preparata. Ecco, queste valutazioni degli allenatori non bisogna mai prenderli a livello di valore assoluto, perché chiaramente poi il bello e il brutto di una partita, no, dipende da che angolo lo vedi, quello del tecnico, quello del tifoso, quello dell'osservatore, quello dell'addetto ai lavori. Quindi, diciamo, ecco, credo che sia stata comunque una lucida come analisi quella di Daversa. Tanto finali in Lega Pro, Ancona batte Teramo 1-0 gol di Sassano, Savona batte Pontedera 1-0 gol di Antonelli, entrambi gol nel primo tempo. Allora andiamo con il prossimo turno nuovamente con l'aiuto di Gianni D'Areo, noi siamo proprio alle ultime battute. Quali di queste partite più vi stuzzica? Intanto il turno sarà inaugurato dalla partita, ecco, già questa è una che mi stuzzica, Crotone-Salernitana, perché il Crotone è un po' la sorpresa di questo inizio di campionato, di contro c'è la Salernitana che è una neopromossa, ma di neopromossa c'ha ben poco, perché con quel pubblico e con quella squadra che ha tanti vecchi volponi, è una finta matricola, quindi già questo è un duello abbastanza affascinante. Non so se c'è qualche altra partita che vi stimola, Giuseppe. No, vabbè, a parte Pescara-Cagliari, che è un po' l'incontro di cartello, io mi incuriosisce molto Trapani-Perugia, perché sono due squadre che mi danno l'impressione di lunedì un po', ecco, di essere troppo, tra virgolette, garibaldine, però in questo momento il Trapani sta andando meglio al Trapani questo atteggiamento che non al Perugia. Anche Avellino-Vicenza credo che sia una squadra dai buoni contenuti tecnico-tattici, poi magari non ci saranno i gol, però credo che per chi debba guardarla dal punto di vista tecnico-tattico sia interessante. Carlo? Beh, io sicuramente anche Cesena-Livorno dopo Pescara-Cagliari, certo, mi sembra un incontro decisamente importante per il vertice del campionato. Contro il Trapani garibaldino di Cosmi, la Virtus ha forse offerto la migliore prestazione stagionale di questo breve scampolo iniziale di stagione. Sì, con un po' di sofferenza iniziale, e poi invece eravamo lì per giocarci la partita a vincerla, era un rammarico perché si poteva portare un risultato pieno. Hai visto Coronado, questo ragazzo, sì, del Trapani? Poi sono i casi, no? Perché si fa male Sodigna nel riscaldamento della prima partita, gioca Coronado, fa gol, da lì ora è un intoccabile. Sì, è il caso che va a premiare però anche una strategia della società, che la società ha dato dimostrazione anche con Citro,
di guardare molto a uscito lo scorso anno vicinissimo all'Aquila a gennaio. Sì, quindi da, dicevo, ha la possibilità e la capacità di guardare anche ai campionati Lega Pro, ai campionati giovanili, anche al calcio estero, perché lì ho letto un po' la storia stravagante per cui questo giocatore è arrivato da Malta, se non sbaglio, sì, con l'ex presidente del Perugia, che si è sentito con Cosmi, eccetera. Per esempio anche lo stesso Sodigna è una grossa scommessa, è un giocatore che... Speriamo, ecco, per il bene del Trapani, riescano a mettere a regime, ma è un talento assoluto che però ha problematiche di natura fisica ben superiori. Certo, c'è qualche altro giocatore che ti ha sorpreso, Carlo? Che non sia del Lanciano, qualche... Segui un po' il campionato anche al di fuori del contesto Virtus? Siamo alle prime battute, in questo momento do poco... Ancora poco c'è spazio, la Lazio, quindi c'è la Lazio, c'è che incombe. Dopo la Virtus o prima? La Lazio viene prima. La Lazio. L'Aquila quando vuole. Anche l'Aquila. A meno 9 ero laziale, il campionato di meno 9. È l'anno che ho seguito di più la Lazio. Penso ti faccio onore, perché comunque siamo in un territorio dove non abbonda il tipo laziale, quindi... So di essere tra i pochi a Lanciano, ci conosciamo. Tra i pochi letti, anche se magari ecco, a Pescara non sarai molto non popolare. Sono molto amato, evidentemente, va bene, momento. Però la passione per la Virtus... Assolutamente sempre... sì, assolutamente sì. Va bene. Un'ultima battuta, tu che vivi la città, che insegni, quanta fiducia c'è quest'anno nella Virtus Lanciano? Beh, io credo che ci sia la fiducia di sempre. C'è un po' di malcontento perché ci si aspetta sempre una campagna acquisti roboante che non si può fare per ragioni economiche, ci si aspettava lo stadio e abbiamo letto i messaggi, ci si aspettano cose da Versa che non arrivano, però resta la fiducia, forse ci si aspetta maggiore comunicazione da parte della società, della famiglia Maio, del mister, eccetera. Queste sono un po' le cose che si rimproverano alla Virtus in maniera bonaria, però, perché la Lanciano continua ad avere il suo pubblico, i suoi fedeli che poi vanno lì e giustamente criticano perché pagano il biglietto, però continua ad avere secondo me una fiducia incondizionata in questa quarta B. Sono parole condivisibili? Sì, anche se sinceramente sono rimasto un po' meravigliato, non so se ho letto male, sul 1200 abbonati, 1300 più o meno. Sì, credo che sia questo. Credo un segnale che... Ci si sta abituando un po' troppo alla Serie B, un po' di assuefazione, sì. Sembra sì, strano perché... dirlo. Sì, in effetti è così, cioè è un'occasione storica per il Lanciano, che sia il terzo, il quarto, il quinto, eccetera. Cioè, se vediamo in che contesto, anche dal punto di vista delle città, dei territori, cioè, credo che ecco, si stia... Non vorrei ecco, che si... stia affievolendo un po' questo slancio, che si stia troppo abituando a una categoria che, per carità, il Lanciano sta legittimando di potersi esserci, però è chiaro che a livello di dimensioni, di potenzialità diventa sempre non complicato. Non è un regalo che scende dal cielo. Tenetevela stretta questa B, questa B e soprattutto questa proprietà, perché in altre piazze piangono lacrime amare. Per presidenti sicuro. Contestati che sono andati via, ora vengono anche ma anche perché hanno mantenuto una linearità di comportamento. Poi del resto è chiaro che è una società che deve fare questo tipo di politica, rinnovare spesso i giovani, mantenere un'ossatura, cioè io credo che ci si possa, poi i risultati vengono o non vengono, vengono come dovrebbero venire, nei tempi in cui dovrebbero venire, però a livello di progettualità e di programmazione io credo che nel bene e nel male si può dire. La trasmissione tra un paio d'ore la trovate anche su YouTube e la trovate anche sulla nostra pagina di Facebook, mettete il mi piace se non l'avete ancora fatto, così sarete sempre aggiornati sulle nostre produzioni. Virtus Style termina qui, è stato davvero un piacere essere all'interno di questo contesto, ma è giusto che io mi faccia da parte dalla prossima settimana, perché torna il legittimo proprietario di questo abbronzato, sicuramente abbronzato, aspettiamo magari abbronzato, anche penso su di giri, o spero non troppo contratto dal viaggio molto lungo, sperando che torni in tempo, perché sennò ci rivedremo
Ah, è vero, c'è il saluto, mandiamo il saluto di Alessio. Alessio. Oh, ok, like that? Ok. TV 6! TV 6! Ok. Fine Safari. Anche il Safari, non ci facciamo mancare nulla, forse dal Parco Kruger. Non vorrei dire una corbelleria, però insomma, beato lui ora alle Seychelles. Però lo ritroverete la prossima settimana, il safari sarà finito. Si torna con Virtus Style. Grazie a Carlo Recchioni, grazie a Giuseppe Tambone, grazie a Marcello Ruggero che ha confezionato i contributi di questa trasmissione al solito con la solita puntualità e precisione. Grazie a Gianni D'Areo in regia, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Virtus Style è a mercoledì prossimo.